Noi diamo per scontato che Spider-Man sia un uomo con gli attributi di un ragno. Ma se fosse il contrario? Se un ragno avesse acquisito poteri da umano e ora cerca solo di catturare le sue prede. Forse da qualche parte c'è una gigantesca ragnatela in cui i piccioni restano imbrigliati in attesa che si compia il loro destino. Ma quel mostro si fermerà ai piccioni o i prossimi saremo noi. Non avrò pace finché non troverò le risposte. Nuova foto del profilo. Perché? Scusa! Spike, lancia una ragnatela! Oh, è bello vedere! Appena visto i demoni, poco più a nord. Aspetta, o era su? Va tutto bene. Ciao, Spider-Man. Pensi che sia un criminale. Sei ferito. Che vacanza memorabile. Spidey, non prendertela. I demoni hanno le ore contate. Oh!
Il nostro prossimo ascoltatore è rimasto coinvolto in un sequestro. Raccontaci tutto. Ho visto la morte in faccia, è stato orribile. Poi è intervenuto Spider-Man. Senza preoccuparsi della tua sicurezza. Beh, mi ha salvato. Per pura fortuna, hai rischiato la vita, no? Certo, ma non sarei qui ora senza il suo aiuto. Tralasciamo le ipotesi infondate e concentriamoci sui fatti. Spider-Man non dà alcun peso alla vita dei cittadini. Sono un capone, lo so. Alla grande. Colpa mia! Lì mi sta scagliando contro i civili!
Doc sta approntando un test. Avrà bisogno del mio aiuto. È aperto il gastro garage. Destrutturiamo i piatti classici e li ricomponiamo nel nostro antico gastro serbatoio. Una ciambella di piede di tubo amazzoso. Vi aspettiamo! Sapete, amici, sono sempre stato aperto a nuovi punti di vista. Così, quando un agente di polizia mi ha accusato sui social di essere troppo ostile contro Spider-Man e il suo post è diventato virale e ne hanno parlato tutti per giorni, ho accettato di confrontarmi con lui. Benvenuto. Grazie. Allora, io e i miei colleghi ci siamo ritrovati in uno scontro a fuoco con dei pazzi criminali che non avevano nulla da perdere. Sembravano pronti a morire e sarebbe finita male senza l'intervento di Spider-Man. Va bene, d'accordo. Non dico che Spider-Man sbagli sempre, ma causa più problemi di quanti ne risolve. Voi siete stati in accademia, giusto? Vi hanno addestrato. Avete delle regole da seguire. Certo, ma anche lui sembra sapere quello che fa. Questa volta è finita bene, ma la prossima? Chi ci assicura che Spider-Man non causerà la morte di tutti i presenti? Finora non è mai successo. Ok, concordiamo almeno sul fatto di non essere d'accordo. Grazie di tutto e arrivederci! Per bambini, yoga madre figlio, yoga hip hop.